Parliamo di rifugiati, di persone che scappano dalla guerra e vengono accolte anche nel nostro territorio, sempre però sotto la regia e il controllo del Ministero dell'Interno, della Prefettura, nella figura del prefetto, la dottoressa Tancredi. Allora, lei è andata a verificare, di fatto lo fa regolarmente, ma una volta di più è andata a verificare un sito che era stato un po' messo in discussione, così? Sì, ieri pomeriggio mi sono recata a Pettinengo dopo alcuni articoli di stampa che erano stati pubblicati e che evidenziavano uno stato di forte degrado, addirittura accusando quasi in modo velato, anzi neanche tanto velato, di aver trattato la famiglia, il nucleo di ucraini che si sono presentati il 1 marzo e che, per i quali è stato avviato l'accesso ai CAS, in quanto la famiglia alla quale avrebbero dovuto ricongiungersi non era assolutamente in grado di ospitarli. Premetto che è arrivato un certo numero di ucraini qua nella provincia di Biel, che sono stati quasi tutti ospitati da familiari, per i quali sarà avviato un percorso privilegiato dall'amministrazione dell'interno finalizzato al ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, c'è stata una scelta da parte del nucleo che è arrivato il 1 marzo, quindi dopo il passaggio in questura e all'ASL, perché deve essere avviata tutta la procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno, peraltro sulla base degli accordi che sono stati assunti a livello europeo, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari per almeno un anno. C'è stato poi il passaggio all'ASL e devono necessariamente essere tamponati, quindi bisogna verificare il loro stato. Dopodiché vengono inseriti in un CAS, nella fattispecie sono stati inseriti in un immobile destinato alla quarantena, quindi non accessibile da parte di soggetti che non fossero i gestori del CAS. Premetto che il gestore del CAS è colui il quale è risultato aggiudicatario della gara pubblica che è stata effettuata nello scorso anno dalla stessa prefettura. Quindi è un soggetto parte di un contratto stipulato con la prefettura, quindi col Ministero dell'Interno, e che gestisce una serie di servizi finalizzati all'accoglienza di queste persone. Senta, lei che cosa ha rilevato? Ma guardi, ho rilevato che di certo, e l'ho già rappresentato anche ieri in un colloquio telefonico con una testata giornalistica, certo non è un albergo 5 stelle, non è un bed breakfast, è un immobile destinato alla quarantena. Certo tutto è perfettibile, poi soprattutto considerando che ciascuno di noi ha degli standard di vita quotidiana, contemporaneamente però, perché questo è stato chiarito al capofamiglia, che evidentemente aveva ricevuto delle informazioni sbagliate ieri il colloquio è stato fatto con la presenza anche del sindaco di Pettinengo, che ringrazio per la grande disponibilità. Pettinengo è uno di quei paesi molto molto accoglienti, quindi anche lui si era zelato un pochino, perché Pettinengo è stato dipinto quasi come l'ultimo dei paesi, non dico della provincia di Biella, ma addirittura del territorio italiano.